Sanremo Live. Buongiorno a tutti. Ecco a voi Noemi. Oggi esce, è uscito il suo disco La Luna. Noemi. Buonasera a tutti, come va? Vi ha spaventato? No, scusatemi, non mi immaginavo che fosse così alto il microfono. Grazie a tutti, sono molto contenta di vedervi così numerosi. Per me è importante perché siete le persone che poi porteranno in giro il disco a livello giornalistico, televisivo, quindi vi ringrazio tantissimo di essere qui. E ieri è uscito il disco e stanotte è vero, a mezzanotte Sanremo Live. Si chiama La Luna ed è un, l'ho voluto chiamare così perché per tanti motivi. Beh, è un'immagine femminile, visto che oggi la femminilità è in continua evoluzione, no? Siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci identifichi a noi donne. E poi mi sembrava una bella, si canta spesso la luna, no? Come dice anche Vasco, allora dillo la luna, può darsi che porti fortuna. Io sono per carattere una persona che si annoia facilmente, no? E poi si è visto anche un po' nella mia carriera e cerco sempre, però ecco, la ricerca vera è quella di essere coerente con chi mi ascolta e con me stessa, cercando di fare una musica con cui mi identifico. In questo disco la coerenza è rappresentata, diciamo, dal voler raccontare cose semplici, e infatti poi la collaborazione è con tanti autori diversi, però quello che li contraddistingue è comunque questo amore per le cose ruvide, per le cose semplici, per le cose abbastanza reali. Poi c'è chi le attraversa con, magari, che ne so, Francesco Tricarico è più poetico, Tommaso è più ironico, però alla fine c'è per tutti questo grande amore per la realtà. Allora, ho scelto Paola perché io sono una persona che sul palco sono abbastanza potente, mi sembra, ecco. Quindi avevo bisogno di qualcuno che avesse un po' la mia stessa tempra. Il pezzo poi ha bisogno di una personalità e lei è veramente forte a cantare questo pezzo. Credo che porti veramente un valore aggiunto, non vedo l'ora di dimostrarvelo questa sera. E no, non l'ho sentito Vasco, però ho sentito Gaetano, mi ha detto che gli è piaciuto moltissimo, tutte e due le sere, anzi ieri sera anche di più. Grazie. Sarà stata la scollatura, non lo so. Ciao, sono Antonella Mangando di Radio Studio 95. Se ci spieghi l'equazione dell'amore nel tuo album e poi 20 big, soltanto 4 donne. E poi un'altra cosa, da quanto tempo non tagli la trecciolina? Da un bel po'. Erano tantissimo. Allora, l'equazione dell'amore, l'equazione di Dirac è un'equazione della fisica che ha addirittura vinto il premio Nobel. Io sinceramente mi hanno spiegato questa cosa, me l'ha spiegata una mia amica un giorno, perché in molti se la tatuano, perché è molto bella da vedere. Di che cosa parla questa equazione? Dice che se due sistemi entrano tra di loro comunione, si scambiano delle informazioni. Una volta che queste informazioni vengono scambiate da questi sistemi, non si può dire che questi due sistemi, cioè si può dire che questi due sistemi siano poi diversi da come erano prima. Quindi in realtà è quello che dice anche non smettere mai di cercarmi in tutto quello che vivi, in tutto quello che scrivi. Quindi quello che io ti ho lasciato, quando lo vivrai, quando lo scriverai, niente, sono dislessica oggi, ti potrà far pensare a me. È un bel modo per pensare che le distanze da qualcuno che abbiamo amato si possono ridurre così, assolutamente. Poi 4 donne a Sanremo, posso dire una cosa, può succedere però, non facciamo che ormai ogni cosa, no, contro le donne, perché essere per le donne non vuol dire essere contro gli uomini, che è una bella differenza, ma vedi che gli uomini come bravi. Perché poi devo dire che ci sono tanti gruppi, le donne un po' difficile che facciano i gruppi, perché la donna è sempre più interprete, cantante, cantautrice. Sarebbe bello, io voglio dare questo consiglio alle nuove generazioni, a parte che c'è mia cugina che suona chitarra e canta, quindi già ci stanno, le ragazze dovrebbero mettere su dei bei gruppi
tipo le Banshees, tipo che ne so, le Four Non Blondes, ci potrebbe stare. Però è bello che ci siano queste altre tre donne che secondo me molto forti. Io ho portato Paola perché ci tenevo un po' a rimpolpare le fila delle femmine sanremesi. E poi l'ultima domanda non me la ricordo. Era questa? La treccia. No, la treccia, ma no, questa me la taglio periodicamente, sennò sarebbe lunga fino per terra perché ce l'ho dal 2007. Grazie. Allora ci spostiamo in fondo a sinistra. Un saluto agli amici di Radio Studio 95, sono Noemi, ciao. Perché Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Sanremo Live.